Un caloroso benvenuto ragazzi, sono Lady Flame e quest'oggi avete notato la novità? Oh sì, abbiamo una specie di... non lo so... grafica? Sì, qui... beh, c'è il titolo ovviamente, Pokémon versione diamante. E abbiamo anche la nostra bella squadra, abbiamo il nostro Gyarados. E ora diventerà ufficialmente il nostro Pokémon. Andiamo dal prof a dirgli: no, prof, io mi voglio tenere sto Gyarados randomico. E non mi interessa se quell'altro, se Elvis, The Pelvis, si è preso un Turtwig. Non mi interessa, io mi voglio Gyarados. Tu, portami dal professore. Ciao, ti stavo aspettando. Vieni con me. Il professore vuole vederti. Ma dai, non ci credo. Vedi? Questo è il nostro laboratorio di ricerca Pokémon. Fammi entrare. Entriamo, così poi... entriamo intanto. Ecco, te pareva, sempre lui. Boom! Chi è? Ma che... ah, sei tu, Flame! Quel vecchio signore. Vecchio. Sempre un vecchio. È proprio strano. Non importa, Flame, io me ne vado, ci vediamo, ciao! Faccio che se dimentica qualcosa attorno a Andrio, no! Cos'è stato? Ti abituerai, non ti preoccupare. Il tuo amico è sempre così di fretta. Non è mio amico! Mettiamo le cose in chiaro! Vabbè, entriamo, ecco, meglio. Ehi, temo! Esagerata? Non lo so, non mi interessa. Che stava sempre di molte parole come noi. Eccoti qui finalmente, Flame, vero? Sì. Fammi vedere ancora il Pokémon. Ecco il Pokémon. Ma guarda. No, non si è evoluto, solo non è lo starter, quindi il gioco dice che cavolo succede, non è il Chimchar, Turtwig, Piplup, sarà evoluto. No, è solo random. Tranquilli, è normale che dica così. Bene, allora. Tirerò quell'esemplare di Gyarados. Poi dimmi te, come un Piplup possa diventare un Gyarados, ma non importa. Ora che il Pokémon è tuo, vuoi dargli un soprannome? Sì! Finalmente! Il soprannome prescelto è... Suspense? Forse non sarà esattamente originale, però secondo me è carino. Ho capito, quindi quel soprannome ti va bene? Sì! Elvis mi ha raccontato quanto è accaduto al lago, perché non ha fatto vedere il soprannome, tipo... hai ottenuto il Gyarados che si chiama... ve lo dico, sono cattivella oggi, mi sento cattivella. Mi hai detto che che hai lottato molto bene, anche se era la tua prima lotta. E prima lotta, proprio sì, proprio la prima, fidati. Mi pare proprio che il legame fra te e... non so se ci sia lo spazio bianco perché dice, aspetta, non è il Pokémon che dovrebbe essere. O è solo un'attesa, tipo aumentiamo la suspense. Quel Pokémon... mi sembra che quel Pokémon stia diventando veramente molto Ok, sono confusa. Sono già dimenticata cosa stava dicendo prima, figurati. Ebbene, sì, comunque siamo in un bel rapporto io e Gyarados. Questo motivo ho deciso di affidarti Gyarados. Chiamala per nome, ignorante. Sono così felice che ti piacciono i Pokémon. Bravo, il congiuntivo. Se non fosse così... beh, non voglio neppure pensarci. L'ho detto, questo è cotto di noi, l'abbiamo fatto innamorare. Troppo fascino. Comunque... Passiamo alle cose importanti. L'amore è molto importante, capito? Vecchio. Vorrei che facessi qualcosa per me. Mi chiamo Rowan. Ah dai! Mai detto, non l'avrei mai detto.
studio i Pokémon. Questo è ancora più sconcertante. Prima di tutto vorrei sapere quali specie di Pokémon vivono nella regione di Sinnoh. Non lo saprai mai perché sono tutti randomizzati. Dirlo, bisogna raccogliere dati con il Pokédex. E che sarà mai sto Pokédex? Boh. Quindi vorrei chiederti questo. Cosa? Vorrei che prendessi questo Pokédex e poi dovresti raccogliere informazioni sui Pokémon della regione di Sinnoh. Ringraziamo la moto che passa. Non so se si sente il traffico con la registrazione. Spero di no. Vuoi darmi una mano? Mi tocca, quindi sì. Bene! Ottima risposta. Potevo dirti solo di sì, se no rimanevamo qua da 3 anni. Flame, ottieni il Pokédex! Yeah! Pokédex è uno strumento molto moderno. Registra automaticamente tutti i dati relativi ai Pokémon che incontri! È incredibile, è meglio di Pokémon Go! Flame, viaggia per la regione e cerca di incontrare più specie di Pokémon che puoi! Ho già incontrato una rarissima, un Gyarados! Dimmi te! Il mio Pokédex è dello stesso tipo del tuo! Buon per te! Che sensazioni hai provato camminando sul percorso 201 in compagnia del tuo Pokémon? Ancora adesso che ho 60 anni, non li dimostri, sai? Sappilo, non li dimostri. No, no, al massimo 60 bit. Ok. Sento come un brivido quando sono insieme a un Pokémon. I Pokémon non sono i Pokémon, ragazzi, non bisogna farci niente. Sono i Pokémon. Nel nostro mondo esistono moltissimi Pokémon diversi. Sono impapinata, lo so. E tutti sono lì ad aspettarti per darti un brivido diverso. Soprattutto i Pokémon ghiaccio. Brr, che freddo, mettiamoci una copertina. Ora vai! Flame, la tua fantastica avventura sta per cominciare. Questo me l'hai già detto all'introduzione del videogioco. Il professore ha chiesto anche a me di aiutarlo a completare il Pokédex. Quindi siamo due colleghi che lavorano allo stesso progetto. Sì, calmati, se no ti esce sangue dal naso. Ti insegnerò qualcosa più tardi, va bene? Non mi hai lasciato rispondere. Scusi, prof, molto interessante la lezione. Aspetta, vi faccio vedere adesso. Gyarados. Tempesta, l'ho chiamato. Ah! Quanti pochi PS hai! Ma tra poco salirei di livello! Oh tesorino mio! Allora, natura quieta. Vuol dire più inquieta. Gyarados, femmina. Forte in attacco, ci credo. Rallentatore, anche i nemici più lenti attaccano per primi. Perfetto. Guarda l'attacco speciale, quanto è alto! Ok, ok, idrocannone. No, ok, idrocannone non lo puoi imparare però, cavolo. E ha solo cozzato Zemma. Ce la facciamo bastare per il momento, che dici? Un'altra motoretta. C'è chi ha le ambulanze, c'è... Io invece ho motorini che passano. I motorini taroccati anche. Salve scienziati, passi. Niente sperimenta. Adios. Tutti gli accenti faccio. Ehi, Flame, vorrei farti vedere un paio di cose. Seguimi! Devo avere paura? No, il centro Pokémon lo conosco. Il tetto rosso, che in realtà è arancione, è il centro Pokémon. Possiamo curare il Pokémon, è gratis. C'è anche il PC. E qui è il tetto blu, il Pokémon Market. Che in effetti questo tetto è blu. Sì. E possiamo comprare e vendere roba, dai. Non possiamo acquistare molta roba, ma prima... avremo un po' di medaglie, potremo comprare di tutto di più. Ci compreremo anche il negozio dopo perché saremo i campioni. Non preoccupatevi, ok? Oh, si è ricordato qualcosa. Ah sì, Flame!
Dovresti dire alla tua famiglia che stai aiutando il prof. Rowan! Famiglia, madre! Madre! Devo partire! Probabilmente dovrai viaggiare! Ma dai! Com'è possibile viaggiare? Che cavolo faccio? E quindi i tuoi dovrebbero essere informati. Prima di andare, è meglio che tu rimetta in sesto il tuo Pokémon! Al centro Pokémon! Perché dico Pokémon così? Non lo so! Ora ti saluto, ciao! Vieni! Ciao! Tanto lo so che dopo vai lì nell'erba alta e mi aspetti per insegnarmi come catturare i Pokémon. Mamma mia, c'ho paura, ragazzi, no, perché ho paura che magari se il Pokémon selvatico batte il suo Pokémon, se il suo Pokémon batte il Pokémon selvatico, magari si paga tutto e bisogna annullare tutto. E io dico no, mi ero già affezionata a Game Recourse, a questa serie. Vado a casa. Non mi interessa, io evito l'erba alta. Yeah, like a boss. Si può dire like a boss se sono una ragazza? Io spero di sì, perché l'ho appena detto. Dovrò aggiungere il nome del mio Gyarados nello sfondo, ma non vi preoccupate. Lo faccio subito, lo faccio tra un po', magari. Ecco, che andiamo dalla mamma. Mamma! Mamma, mamma! Mamma, mi compri un Gyarados? No, ce l'ho già! Oh, che bello averti a casa, Flame! Stai bene? La tua squadra di Pokémon? Il mio Pokémon! Le ho dato un nome, sai? Ecco, intanto ci accoliamo, che bello! Ma che succede, Flame? Taciturni, sempre. Wow, il professor Rowan ti ha chiesto di fare una cosa davvero importante! Grazie che mi parcheggia qua di fianco mentre registro! Spero non si senta da voi nella registrazione, ma qua c'è un casino che non capisco niente neanche cosa dico! Guarda, se adesso entra qualcuno dalla porta, lo meno. Ecco, sono fuggiti. Fare una cosa importante. Sì, fallo, tesoro. Completa il Pokédex. La mamma è dalla tua parte. Oh, che bello. Le mamme a volte sono così, altre volte no. Altre volte i padri lo sono, altre volte no. Viva questa mamma. Vado a incastrarmi io sempre. Ah sì, ho una cosa che potrebbe tornarti utile, Flame. Cosa? L'agenda, sì, adesso continuerà a dirmi. Ehi, 3 giorni fa hai fatto questo e quest'altro. Perché non sei venuta l'altro ieri? Che stavo montando il video. È un'agenda, qui puoi registrare ciò che ti accade di giorno in giorno. Che bello. E di notte? Ormo. Poi rileggendolo si cancella dopo una settimana tutto, tanto quindi potrei ricordarti cosa hai fatto in precedenza. Oh, un viaggio pieno di avventure, ti invidio un po'. Mamma, ti stiamo perdendo? E poi viaggi in compagnia, certo, in compagnia dei Pokémon. No, quanto avrei voluto farlo io da ragazza. Come vorrei andare io. Mamma, ti ho perso? Sto scherzando, tesoro. Ma sì, Flame, l'avevo persa, eh. Starò bene da sola. Tu vai, vivi la tua avventura. La tua mamma è molto contenta che tu abbia la possibilità di sperimentare cose nuove e avere nuove esperienze. Vuoi la casa tutta per te, vero? Per fare le tue cosette. Però torna di tanto in tanto, mi piacerebbe vedere tutte le specie di Pokémon che hai catturato. Mi spiace ragazzi, gli episodi all'inizio saranno un po' così, un po' corti, con poca roba, con tutte le spiegazioni all'inizio, poi sono un po' più liberi e quindi... episodi un po' più rilassati. La mamma di Elvis non ha neanche un nome, poveretta. Scusate, qui è il mio Elvis, The Pelvis, voglio l'autografo, datemi l'autografo di Elvis. Come? No, non c'è? Mamma di Elvis. Queste cose tra mamme, volete che me ne vada? No. Oh, deve essere già partito allora. Cosa posso... Si è messo a urlare che partiva all'avventura e poi è sparito. Povera donna.
così caparbio, incoerente. Volevo almeno che prendesse questo. Non si preoccupi, glielo porterò a Flame. Mamma, perché? Che c'entro io? Veramente, Flame? Sul serio mi faresti questo favore, povera donna? Flame, porta questo a Elvis da parte mia. Abbiamo un pacco! Speriamo non si riveli davvero un pacco. Ciao ciao Flame, divertiti! Sì sì, mi vuole buttare fuori, vuole portare gli amici a casa. Fatemi pensare, conosco bene il mio pollo. Di sicuro si è precipitato a Giubilopoli. Ok, questa te la devo raccontare. Una mia amica, scusami se la stai vedendo sto video, mi dispiace, ma devo dirla, è troppo divertente. No, stava provando sul mio DS il Pokémon Diamante e arrivata a questo punto dice: conosco il mio pollo, sarà andata a Giubilo Pollo. Cioè, ha confuso le due righe, cioè sta cosa mi ha fatto morire sul momento. Poi adesso magari raccontata non è così divertente, ma ci tenevo. Ciao amica, scusami ancora, ti pago il copyright dopo. Non è vero. Portalo a Elvis, per favore. Va bene, non è ancora qua. Posso andare adesso? Sì, te mi vuoi cacciare da casa? Me ne vado. Andiamo, Gyarados. Ormai aggiornerò l'immagine qua sotto di sfondo per la prossima puntata. Mi dispiace, ragazzi. Andiamo. Allevatino! Pokémon. Non è Psyduck. Questo è interessante, credo. Tempesta, mi piace troppo. Tempesta, scatena l'uragano. Tipo. Ok, andiamo calmi, diamo solo una testata, ma mangiando. Cosa? Cosa fai? Mi copri le mosse, mi rubi le mosse. Mamma mia, meno male che non avevo una roba che fumi i denti, perché sennò, guardami. Mi piava un corpo. Dai, vai. No, così poco. No, incantevole. Ok, ok, ok. Fuggiamo, fuggiamo. Ho capito che è qua. Ok, capito che è qua. Scusi signorina, ma non... se vuole lavare per favore. Ok, ho bisogno di avere conferme. Questo episodio verrà un po' così. Mamma mia, c'ho troppa paura già. Ok, non è salita di livello, però andiamo. Andiamo lo stesso, non ci interessa. Eccoti qua. Non è Elvis, è Lucas, giusto? Sì, buono. Flame, sai come si cattura un Pokémon? Catturavo Pokémon da prima che tu fossi programmato. Boom! Lo faccio vedere, tu stai a guardare, va bene? No, non lo fare, ti prego, no, no, no. Speedoff non randomizzato. E poi, dai, Chimchar. Guardate quanto è carino Chimchar. Io adoro troppo Chimchar. Oh, oh, cominciamo. Oh, bene, sì. Si usa il sostituto. Male, giusto? E quindi non si manca tutto. La supplica, perfetto. Tutto colpito. Posto di Chimchar, non vuole perché Chimchar è troppo carino. Ho indebolito. Sì, certo, certo. È debolissimo, guarda, l'hai battuto praticamente. Ma tanto qua lo cattura al 100% delle possibilità. Dai, costa 20 Pokéball! Dai! Pokéball! Oh! Finta sorpresa della cattura! Incredibile! L'hai preso al primo colpo e con tutti i PS! Ma sei un mito! Ok, ora torniamo a essere seri. Quando mai siamo seri qui? Come on, guys! Vi sono male! Certo, Col Bidoff Tarocco sono bravi tutti.
Sarebbe meglio fare diminuire i PS del Pokémon da catturare più di quanto non abbia fatto io. Motorino tarocco, l'ho sentito. Beh certo, non l'ha indebolito per niente. È importante far abbassare i PS del Pokémon il più possibile. Allora, con un PS sul rosso, paralizzato, addormentato, anche tutte e due. No, non si può, però così è la scelta giusta. E poi bisogna decidere bene anche la Pokéball, perché dipende da tante cose. Boom! Sono più brava io. Infatti un Pokémon in buona salute è molto difficile da catturare. Non mi senti, non mi ascolti. Già, non mi senti, mannaggia. Ah, ricorda inoltre che il sonno e gli altri problemi di stato facilitano la cattura del Pokémon. Non usate il veleno però, perché sennò va KO e non lo potete catturare. Ah, che disastro. Ok Flame, per cominciare ti darò 5 Pokéball. Tenuto Pokéball, yeah! Mettiamo nella tasca del Pokéball, che fantasia di nome, ragazzi! Portando con te molti Pokémon potrai intraprendere lunghi viaggi. In questo modo ne potrai incontrare ancora di più, yeah! Ci si vede, ciao! Beh, ci vediamo anche noi ragazzi, mi sa. Sì, io credo che starò ancora un po' nel percorso precedente ad allenare un po' questa bellissima Gyarados. Non catturerò Pokémon finché non ci sarete voi, tranquilli, tranquilli, vi tengo aggiornati su tutto quello che succede. Yeah, se potessi saltellare lo farei, ma posso solo fare questo pezzo di balletto, perché mi sposto. Ok, stiamo seri più o meno. Ci vediamo al prossimo video, prossimo episodio. Ricordate di lasciare un like, un commento, trovate l'hashtag nascosta. E ciao.